Ciao, benvenuto sul mio canale. Oggi parleremo di Google Stadia. Allora, non vado nello specifico che cos'è Google Stadia perché tutti ormai lo conoscono, però ovviamente io voglio soffermarmi su un punto molto, molto, molto importante. Siamo veramente pronti a usare i servizi di Google Stadia? Questo perché praticamente non tutti sanno che bisogna avere una buona connessione internet per usufruire dei contenuti. Google ci è venuto in aiuto, ha sviluppato un apposito tool che adesso vi faccio vedere per testare la propria connessione internet. Allora, eccolo qua. Questo tool, proprio da vedere il logo di Google Stadia, analizza praticamente la connessione internet per capire che tipo di prodotto potrai usufruire una volta che sarà attivo da novembre. Poi ci sono le varie cose, varie premesse da fare. Novembre sarà attivo soltanto se tu hai fatto il preordine online del pacchetto Stadia che costa 100 e, pa e, 100 e passa euro. E 100 passaggio e sarà gratuito esclusivamente dal 2020. Il mese ancora non si sa, e naturalmente se tu fai il preordine c'hai il praticamente usufruisci del servizio premium, e invece poi per chi vuole giocare gratuitamente dovrà poi prendere il pacchetto base e acquistare i giochi. Ancora non si sa bene come funzionerà. Però soffermiamoci su questa cosa. Allora, vediamo praticamente, per esempio, io che ho la fibra ottica, che tipologia di contenuti di gioco potrei usare su Stadia. Naturalmente poi c'è una premessa da fare, bisogna capire bene se abbiamo che tipo di connessione abbiamo, se il nostro computer si collega a internet per molti altri servizi come cloud, servizi streaming, eccetera, eccetera. Andrebbero prima chiusi tutti gli applicativi che vanno su internet e poi fare il test. Infatti, qua lo dicevi: interrompi condivisione file, download correnti, chiudi altre schede o servizi di streaming, ad esempio video e musica. Ok, bisogna chiudere tutto quanto. Adesso ti faccio vedere come puoi analizzarlo. Allora, se tu vuoi fare cose per bene, devi andare sul CMD di Windows, fare netstat meno ano, e qua sono tutte le connessioni che il computer della tua macchina usa per andare su internet. Devi guardare soltanto esclusivamente la dicitura established, quelle che si collegano a internet. Ok, questo è il PID, è il codice praticamente del coso che va su internet. Allora, su Windows 10, tasto destro, gestione attività, poi tasto destro, abilitiamo i PID. E vediamo per ciascun programma come si chiama e cosa fa. Allora, tipo 7244. Allora, 7244 Allora, abbiamo capito che il 7244 è il servizio Nvidia Web Helper. Ah, in questo caso io devo andarlo a disattivare perché connettendosi su internet mi ruba banda. E così con tutti i contenuti, i programmi che usano la connessione internet. Ok? Detto questo, fatto questo, andiamo a fare il test. Io adesso non li disabilito tutti, il video diventerebbe troppo lungo, però ti ho fatto vedere come si fa. Allora, sull'applicativo, tasto destro, termine attività. Ok, chiudiamo qua perché adesso non ci interessa più. E andiamo a fare ovviamente il controllo della connessione. Controlla ora.
Ok, la tua connessione è stabile, ci dice. In base all'attuale velocità di download di 25.381 MB/s, dovresti riuscire a giocare in alta definizione su Stadia, ma potresti non avere la risoluzione in 4K. Torna su Google Store. Allora, qua è importante che dice che il test della velocità fornisce indicazioni generali sulla qualità della tua connessione, ma non garantisce la giocabilità su Stadia. L'esperienza di gioco dipende da diversi fattori, ad esempio il dispositivo usato, provare, questo ve lo leggete voi. Ok, comunque sappiamo già che se noi andiamo a usare Google Stadia, per esempio se io andrò a usare Google Stadia, non potrò usare, che non mi interessa comunque, i contenuti in 4K, ma non mi interessa, ok? Va bene, con questo tutorial è tutto, spero di essere stato utile. Commenta il video e dimmi la tua se conosci il servizio di Google Stadia e cosa ne pensi. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ovviamente se non l'hai fatto iscriviti al mio canale e metti un like. Ciao!